Contrasti di luci e colori intensi rimangono per la natura stessa dell'uomo impressi nello sguardo, solleticando emozioni. Dal Capo Lilibeo al Capo Peloro, la costa tirrenica siciliana presenta una serie di luoghi dal grandissimo valore storico e naturalistico. In particolare, il territorio che qui in breve mi accingo a raccontarvi appare come uno tra i più ricchi della costa a nord della Sicilia, di cui riserve naturali, leggende, antiche città e santuari costituiscono l'indiscusso patrimonio. Così è mio grande piacere invitarvi a conoscere un angolo di Sicilia, dove il respiro del tempo diventa quello di una terra che ha molto da dire su di sé, attraverso luoghi che nei secoli gli uomini hanno assunto come propria dimora e meta di benessere fisico e spirituale. Benvenuti nel territorio di Patti. Ci troviamo nella provincia di Messina, in quella frazione di territorio che separa Gioiosa Marea da Oliveri. Patti sorge a pochi chilometri dalla costa, su una delle aree collinari che fanno da anticamera alla catena dei Monti Nebrodi. Lo strato storico-architettonico medievale contraddistingue alcuni degli angoli più caratteristici di Patti. Patti è una cittadina medievale. E tra il mare e la montagna c'è una cattedrale che ospita addirittura la tomba della contessa dell'Asia. La cattedrale, dedicata a San Bartolomeo, si erge dall'XI-XII secolo sul punto più alto della città. La contessa dell'Asia del Vasto fu moglie del gran conte Ruggero d'Altavilla, di fatto primo sovrano del neonato Regno di Sicilia, e seconda moglie di Baldovino I, re di Gerusalemme. Il panorama, che permette allo sguardo di distendersi sul mare delle isole Eolie, è pura bellezza e meraviglia. L'abitato si estende anche sulla costa. Marina di Patti appare come un borgo dal passato votato maggiormente alla pesca, in particolare a quella del tonno. Oggi ha una forte vocazione turistica, grazie principalmente alla sua ampia spiaggia dal mare cristallino, che si infrange sui lucenti ciottoli levigati della costa. Tra Patti e la sua marina, nel cantiere che avrebbe visto sorgere uno dei ponti dell'autostrada Palermo-Messina, viene trovato nel 1973 un edificio, seppellito sotto numerosi strati di sedimenti. Si tratta di una costruzione aristocratica d'epoca romana, risalente con certezza almeno al IV secolo d.C., nonostante siano state ritrovate delle fasi architettoniche precedenti. La villa tardo-romana di Patti fu adoperata come impianto termale, ma non solo, probabilmente anche come villa patronale di una certa importanza, fino almeno all'epoca romea, cioè quella che per noi è l'epoca bizantina. La villa è dotata di numerose stanze unite da un peristilio. I pavimenti sono decorati da preziosi mosaici, alcuni dei quali sembrano avere un chiaro riferimento a un'altra importante villa coeva siciliana. Sembra che vi sia un collegamento diretto tra la tigre che abbiamo visto qui, che insegue una sfera di metallo che riflette la sua immagine, con il mosaico di Piazza Armerina, dove vi è la stessa scena di caccia nel corridoio appunto della Grande Caccia, dove la tigre insegue una sfera di metallo dopo che i cacciatori romani avevano catturato i suoi piccoli. La sfera di metallo serviva proprio a riflettere l'immagine della tigre, della mamma, così che lei pensasse che l'immagine riflessa in questa sfera fosse uno dei suoi cuccioli rilasciato dopo essere stato catturato, così che i cacciatori potessero prendere tempo. Il piccolo antiquarium conserva parte dei reperti ritrovati in quest'area,
tra cui i corredi funerari di una necropoli con tombe a fossa, risalenti al periodo che va dal VII al X secolo d.C. Ma la fase di decadenza della villa ebbe effettivamente inizio già alla fine del IV secolo, quando un violento terremoto la rase quasi del tutto al suolo. Spostandoci verso est di qualche chilometro, il litorale è capace di stupire ancora una volta con qualcosa che ha dell'eccezionale. Una singolare costa sabbiosa emerge dal mare, assumendo una forma che varia leggermente secondo le maree e l'erosione degli agenti atmosferici. Siamo nella riserva naturale orientata dei laghetti di Marinello, dove affiorano dei laghetti salmastri dovuti al ritiro delle acque e ad alcune zone sabbiose rimaste al di sotto del livello del mare. Questi laghetti sorgono all'interno di una secca, di una enorme secca di sabbia ai piedi di questa montagna dove è collocata la Basilica della Madonna Nera di Tindari. E a tal proposito vi è una curiosa leggenda che lega proprio questa grande secca con i laghetti con la basilica che abbiamo qui sopra. La leggenda parla infatti di una comparsa miracolosa di questa grande secca. Una bambina sarebbe caduta improvvisamente dal santuario della Madonna di Tindari, che si trova a strapiombo 200 metri più in alto. Venne ritrovata illesa, grazie al ritirarsi improvviso del mare che lasciò affiorare una morbida base di sabbia, impedendo alla bambina di subire il seppur minimo danno dalla caduta. La forma inusuale della spiaggia, venutasi a formare in quella occasione, avrebbe preso le sembianze della Madonna in preghiera, vista di profilo. Ma questo luogo fu anche scenario di altri tipi di leggende, secondo cui, presso una grotta, avrebbe preso dimora una maga, interessata ad attirare i naviganti per farli naufragare e divorarli. La natura miracolosa della Madonna di Tindari non è però espressa solo nella tradizione che racconta della bambina caduta dal monte. Lo stesso ritrovamento della statua avrebbe del miracoloso, secondo un tema narrativo ricorrente, che riguarda molte immagini sacre, oggi ancora venerate. Sarebbe infatti stata lasciata sulla costa dai marinai della nave che la trasportava, i quali avrebbero trovato lì riparo da una tempesta. Desiderando poi ripartire, a pericolo scampato, non sarebbero riuscite a far salpare la nave, prima di aver lasciato la Madonna in mano agli abitanti del luogo. La nave sarebbe provenuta dall'Oriente, da un paese ignoto. Le stesse fattezze della statua sembrerebbero davvero ricordare uno stile bizantino, orientaleggiante, databile al V secolo circa. Ma il santuario mariano è solo l'ultimo dei segni che contraddistinguono la sacralità di questo luogo. La città siceliota di Tyndaris, fondata nel IV secolo a.C., sorgeva a poca distanza dall'odierno tempio cristiano e ne sono la testimonianza i ritrovamenti che evidenziano un uso urbano ben articolato, almeno fino ai primi secoli d.C. Abitazioni, botteghe, una grande basilica ginnasio e un teatro sono ciò che rimane dell'antica Tyndaris, soprattutto nella sua fase romana più recente. E qui venivano venerati dei associati ai Dioscuri, Castore e Polluce. Erano però degli dei locali venerati prima delle epoche greche ed erano gli dei palici. Il toponimo Tyndaris è però strettamente legato alla figura di Castore e Polluce, la cui venerazione è testimoniata dalla monetazione siceliota emessa dalla zecca cittadina. Inoltre, Castore e Polluce sono sì stati generati da Zeus e Leda, ma secondo alcune fonti anche figli putativi di Tindaro, da cui il nome della città. Sulla sommità di questo monte, tutto ciò che ci circonda assume un aspetto che alimenta l'immaginazione. Pensate agli uomini che un tempo riempivano le platee del teatro, che entravano e uscivano dagli edifici, che avevano occupazioni, speranze, sogni. Vi erano ricchi, poveri, chi aveva il potere di decidere della vita degli altri e chi non aveva nulla. La natura, la storia dell'uomo e il mito hanno scandito e scandiscono il tempo ancora oggi. E il suo respiro si effonde sui nostri paesaggi,
sui nostri monumenti, ai quali spesso non facciamo più neanche caso. Eppure tutto è lì, a portata di mano, sempre pronto a insegnarci qualcosa. Ed è solo con la nostra accondiscendenza che il respiro del tempo sarà in grado di regalarci un pezzo di eternità.